Torna all'ombra del Torrazzo l'evento enogastronomico e culturale in cui il protagonista è il salame. Assaggi, degustazioni, eventi, premiazioni e grandi novità caratterizzeranno questa seconda edizione che l'anno scorso ha realizzato numeri importanti. 30.000 visitatori, 40 espositori, 5 tonnellate di salame vendute, un'attenzione sempre più importante data dai media sia locali che nazionali all'evento. Torna con un palinsesto di eventi molto molto ricco. Ci tengo a sottolineare che questa manifestazione rappresenta un unicum a livello nazionale, perché non esiste a tutt'oggi né in Italia né in Europa una manifestazione interamente ed esclusivamente dedicata ad un prodotto, in questo caso il salame, e quindi può rappresentare in effetti un punto di riferimento per gourmet, amanti di questo prodotto che sono veramente numerosissimi. Anche l'anno scorso mi ricordo che molta gente veniva anche da province lontane, da Cremona, quindi è stata una manifestazione che ha attirato non solo gente del territorio ma gente anche da fuori. Il format della manifestazione è grosso modo lo stesso, quindi avremo spazi espositivi che saranno ubicati nell'asse Corso Campi, in parte via Cavour e in parte Corso Garibaldi, una tensostruttura che verrà allestita in Piazza Roma che sarà denominata Pala Salame, che sarà la location di tutti gli eventi tipo degustazioni di sfide enogastronomiche, show cooking, convegni storici ed economici, e poi c'è un ricco palinsesto di eventi collaterali che accompagnano l'evento. Voglio citare solo tre chicche, se mi è consentito. Allora, quest'anno istituiamo un premio che sarà l'ambasciatore del salame, quindi premiamo un personaggio del mondo dello sport, dell'arte, della cultura che abbia un debole acclarato verso questo prodotto. E quest'anno premiamo un personaggio molto noto, un personaggio, un conduttore radiofonico e televisivo, un giornalista, dalla grande verve vis polemica e ironica, ha ideato e portato al successo una delle trasmissioni culto di Radio 24, che è La Zanzara. Lui è Giuseppe Cruciani, che verrà sabato a ricevere questo premio. E un'altra curiosità molto simpatica, un'altra chicca, e che nel Pala Salame ospiteremo un cimelio molto particolare in un'apposita teca, cioè un salame però che avrà una particolarità e una caratteristica, cioè sarà l'unico salame ad essere stato sullo spazio, perché fra 15 giorni lanceremo con un razzo questo salame che andrà nella mesosfera per poi far ritorno sulla Terra, e sia il viaggio di andata che di ritorno sarà ripreso da una GoPro, e questo salame sarà l'assoluto protagonista di un contest che ci sarà sui social della festa. Poi sono tantissime le degustazioni, gli eventi, gli cooking che accompagnano questo evento. È un momento di socialità, ma è un momento per la comunità importante, perché dà visibilità al territorio grazie a un prodotto tipico locale che è appunto il salame Cremone GP. Quindi come presidente del consorzio di tutela di questo prodotto sono orgoglioso di poter vivere questo momento e poter presentare così anche a livello nazionale e internazionale, insieme a tanti altri salami che verranno a trovarci durante la festa, questo prodotto tipico che piace a molti. La festa del salame avrà un'anteprima nel fine settimana del 20 e 21 ottobre al Cremona Po.